Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, questo è un video richiesto direttamente da voi. Ultimamente mi sono arrivate diverse richieste per rifare un nuovo What's in my fridge, un cosa c'è nel mio frigo, video che avevo fatto secoli, secoli fa, ma veramente anni, anni fa. Quindi oggi ne faremo uno aggiornato, vi faccio vedere tutto quello che c'è nel mio frigo qui nella mia casetta ad Amsterdam. Questo è il mio frigo, è parecchio più piccolino rispetto a quello delle mie case precedenti. Ho appena fatto un po' di spesa, quindi è pieno, non è sempre così. Vediamo insieme tutto quello che c'è. Prima cosina che ho preso sono questi grand macaron, sono dei macaron giganteschi con lamponi e crema di vaniglia. Non li ho mai assaggiati, non li avevo mai trovati al supermercato. Sono molto belli e devono essere anche molto buoni. Poi, altra cosa che c'è qui nel mio frigo, io sono in ginocchio in questo momento per farvi vedere. Qui hanno dei frullati freschi strabuoni, ne prendo sempre uno, questo è fragola e arancia. Poi salmone affumicato, prendo sempre rigorosamente quello norvegese, lo uso sia con la pasta che per fare tipo l'avocado toast con salmone. E non può mai mancare nel mio frigo. Poi, altra cosina sono questi yogurt Danio, si chiamano qui. Il marchio è sempre Danone, che è italiano, suppongo, penso di sì. Però qui si chiamano Danio e sono degli yogurt alla stracciatella, sono buonissimi, solo che non riesco mai, ovviamente, sono giganteschi, non riesco mai a finirli tutti in una volta, quindi ne ho sempre uno aperto praticamente. Poi qua dietro c'è la panna, questa però è vegetale e l'ho presa per fare il tiramisù o il tiramisù alle fragole, vediamo, vegano, da portare ad Emelsa e Vic perché ad Emelsa piace tantissimo il mio tiramisù vegano, modestamente, quindi lo rifarò. E altra cosa che ho preso per il tiramisù vegano è anche il mascarpone, sempre vegano. Poi una cosa abbastanza assurda, questo ce l'ho da Natale, avevo preso il burro a forma di Babbo Natale, non penso si riesca a capire bene la forma, ma vi giuro, è Babbo Natale sulla slitta, ok? Però non l'ho mai usato perché non uso tantissimo burro, però mi piaceva talmente tanto, non l'avevo mai visto che ho dovuto prenderlo. Poi, altra cosa che ho quasi sempre in frigo sono le Kinder fette al latte, che qui si chiamano Melkschäfje, non lo so, non voglio, meglio che, perché se c'è qualcuno che poi sa l'olandese mi vergogno troppo. Comunque, queste sono le Kinder fette al latte in Olanda, sono uguali identiche alle nostre. Poi, qui come potete vedere ci sono tutti i miei caffè di Starbucks, c'è il caramel macchiato, amo, e poi i frappuccino, sto adorando sia questo al caramello, che appunto qui trovo al supermercato, che questo al cookies and cream, sono fantastici. Non so se si trovano in Italia questi nella bottiglietta di vetro, so che questo lo trovate, ma di questi non sono sicura, fatemi sapere, io li amo, sono strabuoni. Poi menta fresca, questa la prendo per fare il tè alla menta, il tè caldo alla menta, che qui va tanto tanto di moda. Si mette semplicemente un po' di menta con dell'acqua calda, a volte aggiungo il miele, è strabuono. Buono. Poi qui abbiamo un pacco di carote che faccio spesso lesse, niente di che. Poi questi in realtà sono degli avanzi della cena cinese dell'altro ieri. Sorvoliamo. Poi ho una sottiletta che mi è avanzata, l'ultima. Queste sono quelle light, tra l'altro, con il pacco verde. Poi petto di pollo che qui si chiama KIP, pollo molto semplice, KIP. Poi ci sono queste, sono code di scampi, sono strabone, le faccio con il sughetto, con i pomodorini, con la pasta. Poi qui c'è ancora un po' di parmigiano grattugiato che sto per finire, quindi devo scriverlo sulla lista della spesa, devo prenderne altro, mangio chili di parmigiano. Poi come salume ho solo il pollo affumicato, questo è pollo appunto affettato, affumicato, che tra tutti i salumi è quello più light, è quello insomma che fa meno male, diciamo così, non che io stia super attenta, però questo mi piace molto. Poi gnocchi di patate de cecco. Questi li adoro sia con la salsa, i formaggi che con il ragù. Poi qui c'è il cassetto della frutta e della verdura, ovviamente immancabili. Avocado, io lo sapete, vivo di avocado toast, quindi non possono mai mancare, anche se questi devo decisamente ancora farli maturare. Poi ho un limone che, se non sbaglio, è di Sorrento, che mi è rimasto. Questi sono favolosi, a parte che
sono più grandi di una mela e io non avevo mai visto dei limoni così grandi, ragazzi, per la prima volta veramente sono buonissimi e li uso per la limonata. Spero che non sia una bestemmia usare questi limoni buonissimi per la limonata, però questo è quello che faccio. Poi ho un pacco di Granny Smith, queste sono le mie mele preferite, verdi, più aspre, più acide sono, più a me piacciono, quindi rigorosamente queste sono sempre le uniche mele che compro. Poi ho i pomodorini ciliegino, che non mangio mai così da soli né nell'insalata, io detesto l'insalata, però li uso sempre per fare il sughetto per la pasta. Altra cosa che non può mancare è il lime, perché questo lo uso per fare l'avocado toast. Ricordatevi che non ci va mai il limone, ma sempre il lime nella ricetta originale. Poi vabbè, va bene anche il limone, però io prendo il lime. E altra cosa, ci sono le fragole con la bandierina olandese, le fragole olandesi stra buone, che mangio sia così, ma le uso anche per i miei soliti frullati. Poi qui ci sono alcune cose da bere. La prima cosa, birra, che avevo preso per il video Pegno Verità con Marta e non l'ho mai aperta. Poi qui c'è lo sciroppo di Lampone, che mi piace ma è assolutamente troppo dolce, quindi lo diluisco con tantissima acqua. È Lampone e limone, non solo Lampone. Poi uno dei miei tè preferiti qui, in realtà il mio tè alla pesca preferito è l'estate, però qui non esiste, è italiano, quindi prendo il tè alla pesca Lipton. Devo sempre stare attenta perché qui lo fanno anche frizzante e a volte mi capita di sbagliare, compro quello frizzante che è terribile, la cosa peggiore al mondo. Questo invece per fortuna è liscio, non ha bollicine. Ovviamente immancabile Coca Zero, tin! E poi una bottiglia di prosecco aperta. Poi qua sopra c'è, questo è un budino al cioccolato però vegano, è fatto con latte di mandorla se non sbaglio, no, con latte di soia, ed è molto molto buono, della Alpro, amo questo brand. Poi marmellata, questa è la Bon Maman, è molto conosciuta, questa è alla fragola, è strabuona però ha tantissimi zuccheri, dovrei prendere quella light. Un barattolo di limonata San Pellegrino. Poi ho preso la kombucha, questa è la The Gutsy Captain kombucha al lampone. Non l'ho ancora assaggiata, non ho mai assaggiato la kombucha, fatemi sapere se voi l'avete assaggiata. Ho paura che non sia per niente buona, che mi faccia super schifo, quindi ce l'ho qui in frigo tipo da un mese. Fatemi sapere, prima o poi troverò il coraggio di assaggiarla. Naturalmente una cosa che non può mai mancare nel mio frigorifero sono le olive verdi snocciolate. Mi mancano quelle della Sacla, devo essere onesta, però queste non sono male, sono della Carbonell. A volte mi chiedo se vogliono imitare i nomi italiani e quindi Carbonell. Poi ho preso queste due, questa sto per finirla e quindi ho preso già un tubo nuovo. Queste sono le verdurine di Mutti e le aggiungo al sugo per la pasta, per il risotto. Poi qui c'è il Tokel Rome, che è una specie di eggnog, una bevanda molto dolce a base di uova, tipo zabaione però con alcol, che si beve durante le feste natalizie. Io ne avevo prese due e una mi è rimasta. Poi maionese, che io non mangio, non so nemmeno chi l'abbia comprata, probabilmente qualcuno dei miei ospiti, ed è rimasta qua per i prossimi ospiti che arriveranno, non lo so. Latte rigorosamente di mandorla, non ricordo quando è stata l'ultima volta che ho bevuto latte, quindi deve essere da un po' ormai, ma sono parecchio intollerante al lattosio. Se bevo molto latte ho dei dolori di stomaco, delle fitte che veramente non augurerei al mio peggior nemico, quindi devo stare attenta, visto che molte cose contengono latticini, tipo anche, per dire, i macaron con la crema alla vaniglia, per dire, sicuramente contengono latte, quindi lattosio. Quindi visto che bene o male i latticini li consumo, almeno il latte devo evitarlo, perché altrimenti ho dei dolori terribili, quindi prendo quello alla mandorla. Quello che mi piace di più è quello non tostato senza zuccheri, sempre della Alpro. E poi ultime cosine che ho qui sulla porta. Allora c'è, molto random, altro burro. Poi qui ci sono delle bustine di salsa di soia, ogni volta che ordino il giapponese. Un uovo, che non saprò mai che scadenza ha purtroppo, sa che Neil l'ha lasciato così. E poi ho questo non è cibo, questo è il mio sbiancamento dentale, questo è della Smile Brilliant ed è ottimo. E poi nel freezer, vediamo velocemente, ho del gelato, tantissime pizzette surgelate, tantissime, prezzemolo surgelato, poi ho un po' di
pane a fette e questi sono dei soufflé di formaggio, sono tipo praticamente i nostri sofficini al formaggio. E questo mi sa che è tutto per il mio What's in my fridge, ragazzi. Quindi spero che vi sia piaciuto questo video, mia family. Io vi mando un bacio gigantesco. Venite qua che vi do un abbraccio forte, 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 forte. Voi vedrete questo video domani, che è venerdì. Quindi noi ci vediamo lunedì. Vi auguro un buon weekend. Vi aspetto sempre alle 17:30 qua su YouTube. Ciao!